Alright, back to business. Hey hey peeps, arrivano subito i nemici qui. Ci troviamo nelle outskirts. È un po' che non loggo. Dovevamo andare qui e qui. Questo dovrebbe essere... Ah beh, torna qui, ok. Questo invece torna alla base Wetched. Torna alla base Wetched, ok. Quindi vuole semplicemente che io torni alla base. Va bene, mi serve un'auto. Non smalandrinate, eh. Ah, vedi, io me ne posso salvare più di una. Posso fare la macchinina con questo colore qua. Con la bobina Tesla. Bobina. Poi turbo fiammata, ruote queste qua. E poi, no, aspetta, volevo la corazza, quella sganch. Vai e vai. La mia vita per la mia famiglia. Bomba. Facile. Vabbè, rubiamoci un attimo questo, che magari c'è qualche pezzo che... c'è qualche pezzo da sbloccare. Non mi pare. Neanche lì, credo. Però proviamo. Ah, it exploded. E niente, vabbè. Torniamo alla base Watershed. Ci vede prima che ci sta qua. C'è un cash ride e poi un po' di roba da lootare. Le mie fonti dicono che qua c'è altra roba. E quindi deve essere lì. Continua a cercare. Un cacciatore della cripta. Bersaglio prioritario. Ah, tra l'altro volevo provare una cosa. Sono le mie abilità di personaggio. Voglio questo io. Una fine patetica per una creatura patetica. Andiamo a lootare. Qua mi sa che è giusto una situazione di loot generico. Che c'è qua? Decisamente. Ehi là. C'ha pure lo zainetto. Carino. Va decisamente provato il cagnetto. Mi sembra bello forte. Il cagnetto, lo skag. Prendilo, va. Marea di loot. Sono condannato. Resterò nascosto qua dentro finché non morirò di fame. Ma qua dentro dove? Dov'è che sta questa persona? Caspita, è che sta questa persona nascosta? Sta qua dentro, dentro la porta. Ragazzi, speriamo che passi sì. Qualcuno che non voglia farmi un buco in testa. Via di qua, ehi là, Maliwan. Sto bene
qui dove sono? Chiuso in uno sgabuzzino pieno di feci di Rex e... Ah, una buono. Cosa non mai identificata! Quinn, Lorelai vuole che ti tenga in vita. Lorelai? Ah, lei, quella dell'Atlas, quella con tante armi, con tanti capelli. Ok, esco. Abbiamo provato a lanciarazzi. Vito? 12 colpi. Sì, le avevo promesso un'arma incredibile che solo io, l'incomparabile genio, sono in grado di costruire. Una granata Viola Nog. È il motivo per cui la Maliwan mi cerca. Okay. Sì, va. Prego, per di qua. Abbiamo risolto con questo ragazzo. Adesso arriveranno sicuramente ancora un paio di test sui miei Nog sperimentali e la granata Viola Nog sarà pronta. Cosa? Dove sono finiti i miei Nog? Scappati durante il combattimento. Mi servono per finire la mia arma. Per fortuna ho un piano di riserva, ma mi servirà il tuo aiuto. Sto cercando un veicolo particolare. Mettiti alla guida. Mettiti alla guida. Devo guidare la chiappa Nog. Si trova da questa parte. È questo? Il veicolo è dotato di barili scientifici che provvederanno tramite un complicatissimo processo digistract a restituirmi i Nog fuggiaschi. Non sono tenuto a spiegarti tutti i particolari. Perché non mi insomma indietro, maledizione. Vabbè, devo andarmene di qua, ho capito. Meridian Metroplex. Torniamo al Metroplex. Beh, what? Excuse me. Mi sa che perché non stavo seguendo quella missione nello specifico. Dannazione. Pensavo me l'avesse switchata in automatico. Adesso devo riprendere l'Eggnog Flog proprio. Cavolo. Ah, la posso ricreare, benissimo. Il veicolo è dotato di barili scientifici che provvederanno tramite un complicatissimo processo digistract a restituirmi i Nog fuggiaschi. Non sono tenuto a spiegarti tutti i particolari. Non è che c'è roba dietro da prendere. Cosa faccia questo affare, ma credo non vuota. L'ho fatto apposta. Cavolo. Ecco il secondo. Hanno fatto tipo Pokéball, bellissima. Non l'avevo visto quella prima cosa, vabbè, GG. Fantastico. Li hai trovati tutti. Ora aggiungerò un paio di ritocchi di mia personale. Li ho catturati tutti. Trasformarli nei Nog gladiatori perfetti. Vieni alla mia console quando vuoi cominciare. Bellissimo. Ti spiego come funzionano i Nog. Vedi, i loro caschi sovrappongono al mondo reale un programma di realtà videoludica aumentata. I poveri imbecilli sono convinti di vivere in un videogioco. Basta assumerne il controllo per costringerli ad attaccare i propri alleati. Posso sbloccare questa mod, è un piacere. Bellissima. Riprogrammare il loro sistema di identificazione dei nemici per costringerli ad attaccare le truppe Maliwan anziché noi. Fammi preparare il meccanismo di distribuzione Nog. Fate le vostre scommesse, gentili ospiti! Preparatevi per... Che sta accadendo? A
Ah, a proposito, se c'è una cosa che non ho fatto è organizzare combattimenti tra Nog riprogrammati su cui far scommettere la gente del posto. Assolutamente no. Ora premi quel pulsante per richiamare il primo Nog gladiatore sul ring. Questo, vai. Il suo nome è El Fuego. Un Nog in grado di comandare il fuoco. Il fuoco piace a tutti, no? Dog, che fai? Quello non doveva succedere. E forse la mia modifica speciale era difettosa, ma non c'è problema. Un po' morto. Ne ho altri due. Fai entrare il prossimo. Come una furibonda tempesta di fulmini, sale sul ring il conduttore. Adesso questo esploderà con la scossa. Eccolo là. Oh, wow. Anche questo è finito male. Risolvo subito. Dammi solo un secondo. Niente trucchetti questa volta. Ok, fai entrare l'ultimo. Veleno Man. No, Gladiator Maximus. Speriamo che non faccia anche lui una brutta fine. Faccio una verifica. Violazione completata con successo! Ora il Nog attaccherà esclusivamente i propri alleati! Appena in tempo! Quello è l'allarme! La Maliwan è tornata a cercarmi! Trattienili, mentre invio i progetti dell'arma a Lorelai! Da dove arrivano? Lorelai! Ti sto inviando i progetti Digistract! Quinn, che piacere sentirti! Sto ricevendo i dati! Sto Hello. Trasferendo i dati! Tienili occupati! Sì, nella mischia! Vengono aiuto! Sono da piccole parti queste! Non ho sangue da versare, se non il tuo! Tira le cose. Ehi. Malandrins. Sta caricando molto lentamente. Non ti arrendere. Si prova a tirare gli ultimi respiri. Ti ho salvato la vita? Sì. Ho memorizzato tutti i tuoi punti deboli. Il tuo dirlo. È una vita. Una granata viola nord. Con te. Sì, lo siete. Figata. Come? Dove che sta? Cacciatore. Non è questo. Prendi uno di questi mod per granate come ringraziamento per... Vai. Beh, per avermi salvato la vita.
Usalo contro un Nog per trasformarlo nel tuo Nog gladiatore personale, ma solo temporaneamente. Nice. Ebbene, aspetta un po'. Ah, livello 14. Così si conclude il nostro rapporto. Il mio status di genio ne esce assolutamente indenne. Potrò finalmente proseguire le mie ricerche sulla riprogrammazione dei Nog. Alla gente del posto serve qualcosa su cui Vediamo un po' che missioni ci abbiamo da fare qua. Inserisci il nucleo energetico, vai al nascondiglio. E facciamo prima questa della scena del delitto, dire, vai. Per vincere la guerra, sì. Questa qua è la scena del delitto. Sì. Va bene, ora puoi andare. Che pizza, non ho scelta, non ho sbloccato nulla di questa cosa. No. Io volevo quell'altro. Che piacere rivederti. Ah, la scena del delitto è qua sopra. Anch'io ci arrivo. Mica c'ho i rampini come Batman. Ah, forse da qua. Anche se dubito, ma vediamo un po'. Non mi pare ci siano delle scalette. Poi è pure buio. Cazzi santi, non si vede una sega. Camionetta là sopra c'è un lanciamine, capirei, dobbiamo per forza arrivarci qua sopra. Pure perché la vuole CC. Ma se io riuscissi a saltare qua, in teoria dovremmo. Ehi, facile, facilissimo, tutto super facile. Quella è la camionetta con la lanciamine. Oh yes. Mazza. Questa c'ha un lanciamine. Porta l'arma a un cacciaride e fammela analizzare. Poi la userai quando vuoi. Tenetevi. Ora ci ritorniamo lì su. Quatta questa, molto quatta. Da paura! La prossima volta che ti servirà un lanciamine potrai montarlo su una camionetta in tutti i cacciaride. Andiamo con la chiappa Pokémon qua. Ritorniamo al punto qui dove si potrebbe forse riuscire a salire in modo nell'altro, ma secondo me no. Ho bisogno di te, mia creatura. Mia creatura. Ah, che mi ha fatto la laggatina stupida del caricamento della zona. Ragazzi, non giocherò mai al Super Mario in live o in let's play così. Ma perché? Eccolo. Facile 2. Io ho questo sentore che credo che quassù non ci si arriva e punto. Come si farà però? Vediamo un po' che dice la missione. Un abitante di Prometea vuole vendicarsi delle angherie della Maliwan, ma non è sicuro di chi accusare. A te il ruolo di giudicatore. Vai sulla scena del delitto. Ok.
altro c'è un altro cosino qua sulla mappa che non capi che cazzo. Ah, l'ho fatto questo. Ruba il bersaglio. Un bel volo! Ah, era semplicemente qua. Vabbè. Io che credevo. Le ho fatte a pezzi e le ho gettate a caso in quei sacchi come un'insalata di arti e budella. È stato fighissimo quando l'ho fatto io. Sono stato io, cacciatore. Li ho uccisi io in quel modo assolutamente orribile. Sono tutti scemi. Sono io il colpevole. Ok. Questo serve solo a dimostrare che è stata la Maliwan, non Raxomax in particolare. I miei tenevano dei rifornimenti in un veicolo da queste parti. Vedi se trovi qualche indizio. Cacciatore! Sono il peggiore di tutti, davvero! Una volta ho fatto bere a un tizio la sbabba verde di un barile corrosivo e si è salto! Gli ha visto il cranio! Cosa stai blaterando? È stato Darren Lubricone e l'ha fatto per scommessa. Non prenderti tutto il merito. Per esplodere sto vivo. Darren Lubricone è quello che si è fatto saltare in aria succhiando metanolo dal lanciafiamme di un pirotecnico. Sai che ti dico? Hai ragione. Mi sono confuso. Hai davvero fatto sciogliere quel tipo. Bravo, bravo. Insomma. Bene così. Ah, ho fatto saltare quei rifornimenti. Sono una minaccia per la società. Allora, cacciatore, vieni a uccidermi o no? Io ammazzerei tutti e due. Li ho distrutti io quei rifornimenti. Madonna. Sono l'essere umano peggiore di sempre. Se c'è qualcuno che merita un cacciatore sulle sue tracce, sono io. Sinceramente non saprei dire chi tra i due sia così orribile da aver ucciso la mia famiglia. Scegliene uno e ammazza quello e io mi sentirò vendicata. Mi fido del tuo giudizio. Sì, perché io l'avrei sbragati entrambi senza problemi, onestamente. Ogni tanto fa qualche caletto di FPS, niente male. Andiamo a vedere un po' nelle opzioni se ho lasciato le cose, sincronizzazione verticale. Alla fine schermo intero, eccetera, eccetera, dovrebbe essere tutto quanto in ordine. Nella norma. Vediamo un po'. DirectX 11, statistiche. Ah, vedi che puoi mettere tutte quante le prestazioni, carino. Questo lo possiamo... Gli FPS li lascio comunque sia. L'anti-aliasing cambia parecchio. Motion blur lo tolgo, che è una bella rottura di coglioni. E mettiamo l'antisotropico a 2, via. Adesso ha fatto... Come fa a calare peggio di prima? Porco 2, non si sa come cazzo è ottimizzato sto coso. Mortacci, questa è colpa dello Sly comunque sia. Assolutamente sì, via bestia. Questa è proprio colpa dello Sly. Perché non è possibile che su una 1070 faccia sti giochini a volte. Mi piaci quando ti arrabbi così. Ti arrivo l'asi. Dove stavo sparando? Così. Mi faceva schifo questo pianeta. E allora? Faceva schifo il pianeta, stava un posto così. Ammazzo il tempo ammazzando gente. Eccoli lì, Rax. Qui c'è un civile. No, non è che lo uccidete, no? Adesso. Cavolo. L'ho appena ucciso. Mi stanca mai. Cacciatore della cripta! Fate come faccio schifo! Uccidimi!
dai, dai. Upsi tu, sta succedendo una cosa. Qua succede una cosa. Pure la mod della bomba, quella nuova. Sì, è stato lui. Fanculo. Grazie, cacciatore della cripta. Ah, posto così. Potrò dormire sonni tranquilli sapendo che la mia famiglia è stata vendicata. Adesso è diventato amico. Credo. Ah. Torna pure per la tua ricompensa. Vabbè. 10 per 9. Ci ha dato un fucile che non valeva una sega. Dobbiamo tornare per le nostre ricompense. Prima puliamoci con gli Achilles. Bella Latrinsky. Ok, let's go. Comunque a livello di FPS non mi pare che sia cambiata una mazza, onestamente. Io vorrei averceli a 60 fissi, ma sembra che cambiare le opzioni non abbia praticamente alcun riscontro in generale su niente. Anzi, adesso sembra pure che vada peggio di prima. Velo, poi magari voi non lo notate nel let's play perché è normalizzato a 30 fps, però non può dare fastidio la cosa. In zone. Ecco, mo ne fa 60, lo vedo quando ne fa 60, belli. Sioni, che quale audio, grafica, assurdo comunque sia. Motion blur rompe i coglioni. Lo sharpening lo lasciamo. Flusso texture media. Boom. Complessità materiale media. E lasciamo questo così. Via. Andiamo. Non sta cambiando una sega. Aspetta, mi serve il GP qua. Non sono più così sicura. Anche l'altro mi sembrava bello. C'era qualcosa qua però da fare. Trova il registro di Typhon, no? Non possiamo essere sicuri che non sia stato lui. Ti andrebbe di ucciderlo per sicurezza? Certo. Ma sta qua sopra? Hai capito che sta ripensando, meno male. Bene. Fatti sotto. Va benissimo. Per me non c'è proprio nessun problema. Ammazziamo tutti facile. Non è qua? Che sia tipo qua dietro. Ah no, dice che è sotto il registro di Typhon. È a questo livello qua. Non capisco. Non è nel cesso. Ci sto letteralmente sopra. Ecco. L'avevo trovato, fuck. Voglio i rampini di Batman. Tra l'altro sto giocando cosa? Vabbè, sta puntata la vedete un po' più avanti. Sarà sicuramente finita l'offerta per l'80° compleanno di Batman. Che ci sono Batman gratis. Spero che ve li siate già presi tutti quanti. Perché la trilogia Lego non l'ho mai giocata. E ho giocato solo Arkham Asylum. Sì, che sto rigiocando. Come faccio City e Arkham Knight. Però let's play, poi vediamo, che tanto l'avrete sicuramente già visto. Let's play di questo. Cioè di questi tre Batman. Ricordo bene il mio arrivo su Prometria. Quei palazzi mi sembravano così alti e maestosi. Rimasi così a lungo col naso per aria che un ladro mi rubò i pantaloni dalle chiappe. Prometria non è un inferno come Pandora, ma può essere un posto pericoloso. Capii che in un posto del genere avrei incontrato il mio destino. Oppure la morte. E grazie al mio partner / nemesi Aslan De Vega, rischiai di trovare entrambi. Sai che ti va fuori Mister Morso. Ok, l'assassino è sicuramente morto e in tutto questo disastro la mia famiglia è stata vendicata. Oh. C'è una ricompensa che ti aspetta, cacciatore. Finalmente. No, hai trovato qualcosa? Che ha trovato, scusa?
Questa chi l'aveva vista?